insomma, durante questa serata abbiamo fatto cenno alcune volte anche un po' a questa idea del comunismo, in particolare dei movimenti, il movimento comunista, i movimenti di sinistra novecenteschi, e lì vorrei fare questo piccolo passaggio perché poi vorrei venire al discorso che credo faccia tu a proposito di cattolicesimo, no? Cioè i movimenti comunisti, i movimenti dei lavoratori sono stati delle impersonificazioni del superio, cioè di una istanza del sacrificio essenzialmente, mai di una istanza di realizzazione del desiderio o di accesso. Questa è la mia definizione del PD. Ma il PD in quanto erede del Partito Comunista Italiano, tant'è vero che durante il periodo dal 68 agli anni 70 il Partito Comunista ha avuto storicamente dei rapporti molto complicati con tutto ciò che era legato alla liberazione dei desideri, perché venivano interpretati come desideri borghesi essenzialmente. Quindi il PD da questo punto di vista è il degno erede insieme di una tradizione cattolica e comunista che per tutto il Novecento in realtà sono andate sempre molto più vicine di quanto non abbiano dato a credere. La destra, a partire dai populismi berlusconiani per venire a Trump, oggi sembra invece la paladina dell'ess, la paladina degli impulsi, del soddisfacimento ovviamente infinito e repressivo di questi impulsi. Sì, l'articolo che ho scritto di recente su Sara Wagenknecht della Link tedesca, lei lì invece è proprio così, l'etica protestante al servizio del comunismo, nel fatto che tu ti devi meritare il welfare. Così non è nessuna parte. La strategia è sbagliata, soprattutto se dall'altro lato effettivamente hai la liberazione, il godimento totale. Però che serva in qualche modo un lusso, cioè una possibilità economica di disporre come vuoi della tua vita. Soprattutto la sensazione che stili di vita diversi da quelli in cui ti sei identificato per un sacco di tempo, come classe, operaia, eccetera, che queste cose non minaccino in nessun modo la tua sussistenza, il tuo modello di vita. Ce l'hai quando tutti abbiamo le stesse possibilità economiche. Certo. Di nuovo, marketing del comunismo, questo ci sto invitando a fare.